buon proseguimento e da parte nostra come Expo Vending Sud grazie per essere qui e aver partecipato a questa nona edizione, e ci auguriamo che appunto anche la manifestazione possa essere a supporto di queste progettualità. Grazie tante. Allora, grazie a voi che siete presenti. Intanto è un onore per me andare a presiedere questo convegno, che durerà poco, cercherà di affrontare in modo quanto più leggero ma approfondito possibile per tu stesso il tema dell'avvicinamento del comparto della distribuzione automatica a quello dell'Oreca. Io sono Fabio Ruso, molti mi conoscono, ci conosciamo personalmente con tanti, sono giornalista ed editore di più strumenti editoriali dedicati in modo verticale sia alla distribuzione automatica che all'Oreca, testate giornalistiche di informazione, riviste, TV dedicate che puntualmente quasi in tutte le fiere è presente con interviste per mostrare volti e novità del settore. Questa idea di parlare in modo diffuso di questo tema mi ha rapito, perché mi affascina da sempre. Io proprio nell'anno 2014, dopo 4 anni dalla creazione degli strumenti editoriali VendingTV.it, VendingNews.it, la rivista VendingNews, ho pensato di iniziare a studiare in modo quanto più approfondito possibile il tema dell'Oreca, perché avevo riscontrato già negli ultimi, o meglio nei precedenti 24 mesi, una palese quanto silente avvicinamento del settore del vending a quello dell'Oreca. L'ho studiato per oltre 3 anni e mezzo e nel 2017, il 20 di ottobre del 2017, in concomitanza con l'inaugurazione dell'edizione 2017 di OST, abbiamo pubblicato il primo articolo su orecanews.it. Oggi orecanews.it è diventato a tutti gli effetti il primo canale di informazione in termini di seguito di Italia, con dei numeri che per quanto mi riguarda sono stati impressionanti a fine anno, cioè 10.700.000 pagine consultate nel solo anno 2022. Parlare di vending e Oreca per voi può apparire piuttosto semplicistico. La cosa che dovrebbe andare a richiamare la vostra attenzione è innanzitutto l'approfondimento dell'acronimo che unisce 3 settori nella parola Oreca. Le prime 2 lettere, credo sappiate tutti, intendono hospitality, quindi le strutture ricettive, quindi bed and breakfast, alberghi, pensione, campeggi, eccetera, tutto ciò che appunto è sostenibile, ospitalità, ristorazione con la parola restaurant e infine con la parola catering, le ultime due lettere dell'acronimo, con tutto ciò che è approvvigionamento e affini. In tanti, quando si parla di ospitalità, individuano solo gli alberghi e i ristoranti, forse qualcuno pensa anche ai bar. In realtà c'è tantissimo, tantissime sono le attività che rientrano in questo macro comparto. Pensate che noi 2 anni fa abbiamo realizzato un portale che si chiama paginaoreca.it,
ed è proprio, l'abbiamo chiamato le pagine gialle dell'Oreca, all'interno della quale siamo riusciti a individuare 982 categorie merceologiche, e sono tutte elencate, nelle quali rientrano protagonisti, personaggi, attività commerciali e così via, veramente tanta roba. Quindi l'Oreca, per quanto sia cresciuto tantissimo, soprattutto dopo l'emergenza sanitaria dovuta al Covid, ha ancora tantissimo da dire. Professionalizzarsi in ambito Oreca significa andare a far crescere la struttura con piccoli dettagli di cui ora i nostri ospiti vi parleranno, e ci sono davvero tantissime, ecco appunto, tantissimi piccoli dettagli che se attenzionati e quindi se resi, o meglio elevati alla massima potenza, possono determinare il successo o l'insuccesso delle strutture, che siano legate all'ospitalità, alla ristorazione oppure appunto al catering. Noi parleremo dunque di reperimento e costi del personale, di prima colazione, con l'importanza della creazione di una buona prima colazione, della scelta degli ingredienti giusti, quindi anche del servizio da andare a prestare, i frigo bar in camera, la gestione del bar, la trasformazione digitale e la sostenibilità, e non ultimo ma di grandissima importanza, i partner per il settore turistico ricettivo, facendo poi parlando di qualche varia ed eventuale sui partner eventuali da poter scegliere in questo caso. Io invito in ogni caso, fra un intervento e l'altro, a fare anche delle domande, che siano al dottor Mimite Traina, che siano a Alfio Petrullo, titolare della Vending Service, o anche a me. E allora vi presento Alfio Petrullo, che è il titolare della Vending Service SRL. Alfio, ti passo il microfono. Sì, rapidamente per salutare, io passerei subito il testimone poi in realtà al dottor Mimite Traina, perché so che quelli che sono qui seduti sono interessati moltissimo all'ultimo punto, no? Perché in realtà quello che noi vorremmo anche dirci è che come facciamo ad avvicinare questi due mondi concretamente, no? Noi attraverso il dottore Mimite Traina vogliamo conoscere un pochino meglio questo mondo, anche qualche criticità, no? Mi sento dire molte volte da operatori del vending, ma cosa possiamo fare, come possiamo diversificare? Secondo me questa è una grande opportunità per entrambi i mondi, il mondo delle strutture ricettizie, perché noi dell'Oreca parleremo concretamente delle strutture ricettizie, gli altri ambiti non ci competono questa sera, quindi credo che ci possano essere delle aspettative dal mondo delle hotellerie, diciamolo così, dell'ospitale in genere, ma ci sono anche aspettative da quelli dal mondo dei gestori, cioè i gestori che tipo di opportunità possono trovare nel far avvicinare questi due mondi. Quindi io direi che se il dottor Traina ci racconta qualcosa degli hotel, poi noi possiamo dare magari qualche risposta in concreto e poi suscitiamo anche le vostre domande. Grazie. Non so se quasi sempre, sì. E il nostro mondo è cambiato perché una volta, come alberghi, noi avevamo strutture medio-grandi. Oggi, con i costi fissi, che poi lì apriamo ancora un altro discorso, i costi spesso non sempre sono conosciuti. Il personale è sicuramente una di quelle voci che sicuramente sono tra i costi più alti. L'incidenza del personale, io dico sempre che se rimani in un range tra il 30 e il 32% è già un grosso risultato. Se andiamo oltre, cominciamo. Quanto spesso io, da imprenditore prima, da presidente dell'associazione di Messina,
poi mi occupo anche della formazione, per quella anche regionale, mi renda conto che le strutture non sempre conoscono quelli che sono i loro costi, questo è veramente un altro aspetto, che è un aspetto abbastanza, secondo me, importante. Reperimento del personale, si diceva poco fa, il reperimento del personale è una di quelle cose che oggi è sempre più difficile. Personale che abbia una sua professionalità, oggi ci troviamo un po' azzerati anche dai 2 anni di pandemia, perché gente che aveva una sua professionalità purtroppo è emigrata in altri settori negli anni della pandemia, in cui questi settori erano abbastanza azzerati. È cambiato perché le strutture da medio grande sono diventate sempre più piccole, sempre più spesso sentiamo parlare di boutique hotel, che poi è una formula che in qualche modo abbiamo tirato fuori dal cilindro, perché nella classificazione non esiste, okay? Però sono strutture medio piccole che hanno una flessibilità maggiore, per cui la voce del personale per esempio è utilizzata, ma che qualitativamente dovrebbero essere sicuramente su una fascia sicuramente medio-alta. Il reperimento del personale oggi è difficilissimo, io seguo mediamente 5-6 strutture in consulenza e mi rendo conto che trovare persone per la cucina, per la sala, è sempre più difficile. I costi, come vi dicevo, ci sono, perché poi il cuneo fiscale, non credo che ne abbiate già sentito parlare, è una voce importante nelle nostre vite. Da questo punto di vista, quindi, questo spostamento sull'extra, sulle strutture piccole, medio piccole, è sempre maggiore. E le strutture più grandi soffrono, se non con una stagionalità sempre più corta, soffrono da un punto di vista proprio dei costi. Quello che solitamente il mio consiglio è quello di andare a guardarli questi costi. L'invito del dottore Petrullo a me è piaciuto molto, perché è andare a guardare. Spesso noi ci fermiamo sull'apparecchio mi piace o non mi piace, restiamo dal punto di vista estetico. Ma il problema non è quello, il problema è quanto su una voce così importante come il personale io posso riuscire ad abbattere i miei costi. Questo secondo me è un tema interessante. E numeri alla mano, ognuno vede la propria realtà. Ci sono casi di strutture, ci siamo conosciuti con il dottor Petrullo, io seguivo una struttura che faceva 270 colazioni al mattino e la difficoltà ce l'avevano. Ora, non è che inserire un'automazione, una volta facevamo la mensurata a mano, aprivamo e chiudevamo i conti dell'albergo, si faceva manualmente, poi sono arrivate le saldaconti, poi sono arrivati i PMS, i gestionali alberghieri, oggi i gestionali apertura e chiusura porte, una serie di altri servizi che possiamo inserire da questo punto di vista di pagamento, eccetera, i servizi, quindi si apre un mondo. Io credo sempre, lo dicevo poco fa al dottore Russo, vengo da una famiglia che mi ha permesso di arrivare alla quinta generazione, ma se vi racconto questo magari qualcuno dice sì, però magari uno resta con le idee di 5 generazioni fa. Guardo quelle idee, guardo dove siamo oggi, l'automazione, la tecnologia che utilizziamo oggi è totalmente diversa, e quello che secondo me aiuta è una buona apertura mentale. Beh, intanto mi piacerebbe scendere un po' più nell'argomento della prima colazione, ma magari possiamo parlare immediatamente dopo e passare la parola ad Alfio Petrullo, perché in fatto di prima colazione, di tecnologia legata alla prima colazione, tu puoi dirci tanto. Sì, e poi come dire, ognuno può riflettere e può capire effettivamente quello che può fare per avvicinarsi al mondo delle strutture recettizie, no? E credo che si sia già capito che ci sono delle opportunità. Le strutture recettizie devono abbassare i loro costi, il costo del personale è ora, come in tutte le nostre aziende, è una delle voci più dolenti. Ed ecco che qui l'automatico diventa un'opportunità, quindi se ci sono delle funzioni che io posso delegare a un macchinario automatico,
senza con questo voler dimenticare l'importanza dell'espressione umana, perché non ne dobbiamo approfittare? Quindi questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre, no? Quindi è possibile aiutare le strutture recettizie attraverso dei servizi automatici? Già subito potremmo rispondere sì, poi adesso andiamo a vedere come lo decliniamo, poi andiamo a vedere quali possono essere le opportunità. Quindi sicuramente l'aiuto del macchinario automatico significa aiutare la struttura recettizia a diminuire i suoi costi di gestione del personale, perché mi dispiace certo per il personale, però dico, è chiaro che posso occupare meno personale, quel personale che non occupo magari per un determinato servizio lo sposto a un altro servizio, lo posso migliorare, non per forza questo deve significare allontanamento del personale, no? Però io posso ottimizzare sicuramente alcuni costi, no? Quindi perché non approfittarmi? Allora io credo che ciascuno di noi già potrebbe cominciare a chiedere, ma io mi riferisco al popolo qui dei gestori, ne vedo tanti presenti, c'è una concomitanza con l'Assemblea Nazionale degli Albergatori, dico, per cui la responsabilità del dottor Mini Traina è enorme, perché poi deve riferire al mondo dei suoi colleghi quello che ci stiamo dicendo. No, non sono così. Scherziamo. Dico, però, quindi, diciamo, c'è una prevalenza che viene dal mondo dell'automatico, che siamo ciascuno di noi, ognuno con la propria responsabilità, noi cominciamo con offerta di servizi e macchinari e voi con offerta del servizio, no? Concreto che potete dare alle strutture recettive. Quindi la prima domanda che vi dovete fare è: un'opportunità per voi gestori quella di avvicinarsi al mondo dell'Horeca, concretamente al mondo delle hotellerie? Noi diciamo sicuramente sì, dico, se qualcuno ci vuole un attimo fermare perché vuol farci una domanda, noi ci possiamo tranquillamente fermare, perché la nostra idea era quella di farci una chiacchierata, non di fare una cosa, come si dice, pallosa, si può dire? Fare una cosa pallosa, no? Ecco, dico, quindi dopodiché andremo a dire altre due cose per cercare di capire, sperando che questo vi possa soddisfare, però dico, ripeto, o qualcuno già vuole intervenire oppure possiamo passare alla prima colazione. Dico, è più facile capire come si può aiutare la struttura recettizia per la prima colazione, no? Dico, quindi prima domanda: come si possono avvicinare sostanzialmente il mondo? Allora, in un certo senso possiamo partire, come dire, dall'ultima domanda, no? Quali sono i partner in questo caso del settore turistico ricettivo? I partner delle strutture turistico ricettive che possono avvicinare il mondo dell'automazione a questo loro mondo, io ne ho individuati, se volete, tre, no? Ma possono essere molti. Aziende specializzate nel vending e nell'Horeca che sono in grado di fornire consulenza qualificata, attrezzature affidabili, assistenza tecnica capillare. E queste aziende questa esperienza, questa formazione la possono trasferire alle strutture recettizie direttamente, ma si possono avvalere di partner estremamente qualificati. Io ne vedo due, vedo anche qua un del mondo dei torrefattori, ne vedo uno qui in fondo, no? Ma poi vedo tutto il mondo dei gestori effettivamente. Perché la struttura recettizia potrebbe direttamente assumersi, no, l'onere dell'apprendimento del macchinario automatico, ma potrebbe dire: ma io voglio un aiuto, e questo aiuto viene incontro sia al mondo dei gestori del vending, sia al mondo, se volete, dei torrefattori che hanno interesse di pubblicizzare il loro marchio, il loro prodotto, quello che sia, che comunque poi hanno bisogno di chi gli dà l'assistenza tecnica. Quindi diciamo è un rapporto a tre, per così dire, perché la società specializzata può aiutare direttamente la struttura recettizia, ma può aiutare indirettamente sia i torrefattori sia i gestori del vending, che poi sono quelli che potrebbero prestare direttamente questo servizio. Quindi nel caso concreto della sala colazioni, per rispondere a Nino Brudetto, no? Dico, nel caso concreto della sala colazioni, la macchina automatica, la struttura recettizia se la può comprare direttamente, oppure può chiedere l'intervento del torrefattore che gli mette a disposizione la macchina. Ovviamente il torrefattore avrà bisogno dei suoi ritorni, e lo stesso vale per i gestori del vending. Quindi vedete che forse è un ambito a cui non avete pensato,
però avvicina il mondo dell'automazione, che fa parte del nostro mondo del vending, al mondo delle strutture recettizie, no? Poi ovviamente nascono delle regolamentazioni contrattuali, è chiaro, tra questi soggetti, indipendentemente da quelli che vogliamo andare a utilizzare. Non dimentichiamo che la cosa che in tanti non devono andare a trascurare è l'elenco delle professionalità che ognuno tra i partner deve andare a inserire in questo mix di servizi, perché il torrefattore ha una grande esperienza non solo in fatto di torrefazione ma anche di estrazione del prodotto, e quindi andare a suggerire il tecnico o il gruppo di tecnici di pertinenza da far intervenire per dare assistenza e manutenzione ordinaria, la cosa che accade anche naturalmente per la distribuzione automatica, anche per le macchine dell'Horeca. Non ci scordiamo che un buon prodotto, o meglio, per avere una buona estrazione del caffè, abbiamo fondo di caffè in questo momento perché appunto stavo citando il torrefattore, ma la stessa cosa vale anche per le bevande come cappuccino, moccaccino, cioccolata e così via, tutte quelle che possono essere erogate attraverso un automatismo, sono importanti, la manutenzione appunto è importantissima per garantire sempre una eccellente erogazione, il che significa in definitiva una soddisfazione da parte del consumatore finale. Non dimentichiamo infatti che tutto gira intorno al cliente, cliente inteso proprio con la C maiuscola. Il cliente è colui che determina il successo o l'insuccesso di qualunque azione di tipo commerciale e industriale. Lo sapete, penso, tutti, siete tutti chi imprenditori o chi agenti o avete in ogni caso rapporti con il pubblico, è la base fondante di qualunque azione di tipo commerciale e industriale. A questo punto però vorrei dare la parola di nuovo al dottor Minniti Traina, perché non lo dimentichiamo, io non ve l'ho presentato, è il presidente dell'Associazione degli Albergatori della provincia di Messina. Grande esperienza, 5 generazioni di come eredità professionale, che nel frattempo si è evoluta anche con l'evoluzione degli elementi tecnologici. Parliamo a questo punto del breakfast, della prima colazione. Allora, se mi permettete di raccontare la mia prima esperienza, non so se il dottor Petrullo sarà contento, no, lo sarà bene. La mia prima esperienza 25 anni fa con questo mondo, ero ancora abbastanza giovane chiaramente, e dovevo frequentare un master, una formazione a Roma, e mi trovai in un albergo nel quale la mattina scendendo trovai una di queste macchine, e l'esperienza, vi dico sinceramente, fu scioccante, perché parliamo di un prodotto di 25 anni fa liofilizzato, però secondo me c'era anche l'aspetto emotivo, no? Non trovare più la persona può fare lì, può. Quando ci siamo incontrati invece 2 anni fa con il dottor Petrullo di nuovo, ho visto l'evoluzione di queste macchine, e quindi il caffè in grani, e quindi anche solo simbolicamente la vecchia bottiglia del latte, che neanche io ricordo, ma ricordo forse ero piccolo, con il latte fresco, quindi un prodotto completamente diverso. Il prodotto finale era veramente diverso. Quindi, se secondo me oggi il prodotto qualitativamente è diverso, il dottor Russo diceva poco fa, è il cliente che ci dice cosa vuole, noi non possiamo vendere qualcosa perché piace a noi, ma poi il cliente, se non soddisfa il cliente, abbiamo smesso di venderlo quel prodotto. E su questo avrei tanti altri episodi che vi ho raccontati da amici di famiglia, come il signor Liezel, eccetera. E credo che invece questa vada presa come un'opportunità. È un'opportunità se il prodotto qualitativamente è buono, e torniamo al discorso dei costi, libera le mie risorse e quindi mi dà la possibilità che quella persona sia molto più attenta a chiedere al cliente realmente cosa vuole,
a chiedere al cliente come sta, a chiedere al cliente se ha bisogno di qualcos'altro, secondo me questa è una valutazione che andrebbe fatta. Quindi ottimizzazione delle risorse con un prodotto che qualitativamente è più che valido. Allora, quella per me è un'opportunità. E poi l'altra domanda che mi sono sempre fatto è: ma questo prodotto potrebbe andare bene per una grande struttura o una piccola struttura? Questa è una mia domanda, invece giro al dottor Petrone. Nelle grandi strutture l'ho visto all'opera. Nelle piccole, anni fa, feci un'altra bella esperienza invece con una situazione di early breakfast, cioè prima della partenza del cliente, cioè la partenza prima del cliente, prima dell'apertura del servizio colazioni, ci ha dato la possibilità di provare una macchina di questo genere con, allora erano solo 8, credo che adesso fosse sicuramente possibile 88, no, bevande calde, ce n'è tanto. La combinazione può essere, e con dei prodotti in quel caso confezionati più o meno freschi eccetera, per dare al cliente un servizio prima dell'apertura del servizio colazione. Quindi il cliente che parte con un volo alle 5, alle 6 del mattino e che non ha la possibilità di fare colazione, anche quella è un'opportunità, quindi lancio un attimo. Poi sulle piccole imprese magari sarà il dottore Petrullo a dirci. No, dico, questo è molto interessante perché proprio la distribuzione automatica è di grandissimo supporto alla struttura della CTS in questo modo, non necessariamente col classico distributore automatico, ma anche col distributore semi-automatico, cioè lo stesso che ti trovi nella sala colazione. Questo mi dà lo spunto per dire anche un'altra cosa: la tecnologia oggi ci consente di seguire anche queste erogazioni, cioè chi le ha fatte, dove le ha fatte, che cosa ha preso e chi me le deve pagare poi alla fine. Con lo stesso badge di ingresso alla camera io posso intercettare le consumazioni che sono state fatte dall'ospite della struttura, non devo fare circolare moneta, non mi devo preoccupare neanche della trasmissione all'agenzia delle entrate dei dati, perché al momento in cui il cliente si presenterà al checkout potrà pagare insieme alla camera d'albergo anche le consumazioni che ha effettuato, no? Con una rendicontazione perfetta, quindi poi c'è una fatturazione, quindi salta anche la trasmissione del corrispettivo all'agenzia delle entrate, che per noi del settore del vendita è un argomento complicato, no? Quindi effettivamente sì, si possono fare veramente, cioè è un grossissimo aiuto anche per il fuori orario. Poi certo è chiaro che se io questo servizio lo devo estendere, mi viene in mente anche un'altra cosa, chi ormai ha chiuso il conto, ha fatto il checkout, allora comunque in una determinata zona dell'albergo ci potrà essere la stessa macchina semiautomatica o un distributore automatico con un sistema di pagamento che va a dare la possibilità anche durante la chiusura del bar interno all'hotel di prendersi un caffè o uno snack prima di partire, per esempio, no? Quindi io non penso mai a una sostituzione della persona fisica o del servizio di un certo livello, perché c'è la presenza appunto del bar, che poi farà anche altre cose, farà i cocktail, potrà fare, ci sono i baristi che poi sono di ottimizzazione, quindi è un supporto che significa appunto anche lì meno personale, ma soddisfazione al cliente, perché poi i clienti se ne vanno, come li fate andare da queste strutture, no? Perché magari avranno dormito benissimo, si saranno trovati in una struttura bellissima, però poi l'ultimo momento è quello dell'addio. Se questo addio, diciamo, viene contaminato da un disservizio, il cliente se ne andrà via insoddisfatto, no? La famosa soddisfazione del cliente. Io dico con l'amaro in bocca, insomma. Con l'amaro in bocca. Quindi vedete che a questo punto noi che siamo tutti qui insieme esperti di soluzioni automatiche, veniamo incontro in questo caso alla struttura recettizia, e poi i feedback adesso contano molto, adesso i feedback contano molto, e quindi c'è questa attenzione, no? Una cosa vorrei dire, l'importante secondo me è lasciare chiaro un aspetto, no? Perché questo poi con il contatto con i vari clienti viene fuori. Allora, nessuno può regalare niente in questo settore, perché molte volte ci può essere, come dire,
è una tentazione umana, se voglio, diabolica, direi, no? Cioè, adesso c'è qualcuno che mi porta la macchina, mi porta il servizio. Allora dico, chi ti porta la macchina e ti dà un servizio non te lo può dare gratis, da qualche parte dovrà recuperare questo costo e questo servizio. Quindi cerchiamo di cominciare a cambiare mentalità. Tanto paghi, tanto hai, se vuoi dare un servizio qualcuno lo deve pagare alla fine. Quindi non si può pensare di fare un investimento, in questo caso lo dico cattivamente nei confronti della struttura alberghiera, a carico di un altro imprenditore che potrebbe essere il gestore che gli porta la macchina, ma deve recuperare l'ammortamento di questa macchina, il costo dei prodotti e anche deve recuperare un margine da portarsi a casa. Noi dobbiamo migliorare, come dire, il funzionamento di tutto il ciclo produttivo, quello dell'albergatore, ma anche di chi mi sta aiutando a dare un servizio. Consentimi, a questo punto entrano in gioco le conoscenze più analitiche del ruolo del conto economico, perché ognuna delle parti ha dei costi, con un'analisi dei costi, e naturalmente il gestore avrà un costo consumazione, ne dico una in modo molto così, insomma, improvvisata, 30 centesimi per un caffè, non vogliatemi per i 30 centesimi, diciamo anche 50 centesimi per il caffè, l'albergatore girerà il suo costo di 50 centesimi a due volte 50 centesimi, quindi un euro per la consumazione, senza avere gli stessi costi che però ha il gestore, quindi materia prima, bicchiere, palestra e così via, e la stessa assistenza tecnica, insomma, diciamo che in questo caso il gestore è più appesantito con i costi rispetto al ristoratore o all'albergatore, all'imprenditore della fascia successiva, che naturalmente fruisce delle professionalità di cui parlavo prima, nell'intervento di prima, e andando comunque a generare un servizio di buona qualità. Perdonami se ti interrompo, ma c'è spazio anche per accordi economici in questo caso tra la struttura recettizia e il gestore, perché non è una guerra del prezzo, chi fa il prezzo più basso, perché altrimenti il gestore si preoccupa che perde la postazione perché qualcuno lui aveva proposto il caffè a 40 centesimi, glielo dà a 35, no? Grazie a Dio questo problema non c'è nella struttura recettizia, il prezzo, che sarà sempre un prezzo accattivante, ma sarà sicuramente, diciamo, tale da consentire spazio per tutti, perché ripeto, se la struttura recettizia non vuole assumersi direttamente l'onere dell'utilizzo di questi strumenti e si avvale del gestore, è chiaro che deve avere chiaro che comunque può avere il suo contentino, diciamolo così, quindi che gli aggiusta il conto economico, ma deve lasciare al gestore l'opportunità di portarsi a casa una marginalità. Ma questo, la struttura recettizia dal mio punto di vista ha già un guadagno, perché ha dato un miglior servizio. Grazie anche e soprattutto alle professionalità della fascia del fornitore del precedente, quindi diciamo il gestore, cioè colui che ha provveduto a dare un distributore con tutte le professionalità, la scelta della miscela, la grammatura selezionata, il servizio tecnico e così via. Vedo qualcuno che vuole intervenire? La domanda al presidente. Sì, un attimo solo. È cattivo, cioè io se lo conosco è cattivo. Non capisco, cioè, quindi è uno che poi le domande le fa puntuali. No, volevo sapere un'informazione. Sono Fabio Di Giovanni della Distribuatic, sentito di Palermo. Ma volevo sapere chi si occupa della colazione negli hotel. Si occupa, finisce quell'azione e poi finisce il suo lavoro o continua? Cioè nel senso continua in un bar, continua a fare altro. Parliamo di turno all'interno dell'azienda. Poi iniziamo alle 7, inizia la prima colazione, chi si occupa della prima colazione, poi alle 10, alle 11 finisce la colazione, che fa? Ma allora, al bar. Non vorrei tediarvi io con. Normalmente i nostri orari. Normalmente i nostri orari sono, una volta qualcuno provava anche a fare i tre turni, normalmente sono su due turni. Quindi normalmente chi faceva, parlo del passato, per una forzatura. Oggi normalmente una turnazione del personale, bar, ristorante, quindi il breakfast. Okay. Il breakfast fa di solito breakfast e lunch, quindi colazione e pranzo. Poi di solito il turno spezzato lo fanno tra pranzo e cena, lunch e dinner.
Perfetto, e il servizio del bar? E lì dipende struttura per struttura, c'è chi ha una colazione agganciata con il bar, perché poi il bar, io le posso fare esempi di strutture... È stupida la domanda. No, intanto al di là della piaggeria, io non credo che ci siano domande stupide, ci sono domande che evidentemente invece dietro hanno un pensiero, quindi forse possiamo portare avanti il resto del pensiero. Il discorso è che ci sono strutture che prendono per esempio quel personale delle colazioni specializzato solo in quello e gli fanno fare solo quel servizio. Normalmente, siccome quel servizio occupa 3 ore effettive, ma poi c'è la preparazione prima e la pulizia dopo, a volte qualcuno finisce anche il servizio, poi dà una mano soltanto all'inizio in sala, dipende molto dalla struttura. Poi c'è chi ha un bar, c'è chi ha il breakfast, c'è chi ha più bar, c'è chi ha il bar piscina, chi ha il... non è così semplice. Normalmente, se io ho una persona che mi fa le colazioni, poi dopo quella stessa colazione me la porto sul pranzo, quindi fa due turni. Stessa cosa quando fa invece pranzo e cena, lunch e dinner, fa 2 turni, però in quel caso c'è un'interruzione in mezzo. Di solito il servizio bar viene bloccato intorno alle 23-24, no? Chi lo fa? Dipende dalla grandezza della struttura, la caratteristica. Ripeto, io ho in consulenza delle strutture che fanno anche, hanno più bar. C'è una struttura che seguo adesso in una zona di Taormina che ha 3 bar. Okay. Un bar in Palmento, un bar a Lido, un bar nella struttura, oltre ogni bar ha bisogno di 2 persone con 3 turni. Questo dipende. La cassa non la gestisce? Come? La cassa in questi bar. Questo dipende, il breakfast non abbiamo cassa perché normalmente è soltanto l'operatore che prende normalmente l'ordinazione ma chiede il numero di camera al cliente e quasi sempre è addebitato in conto, no? Quasi okay. Sempre in regime di bed and breakfast, quindi va a chiudere. Ok, l'ultima domanda, quanti incide il costo della colazione? E anche lì il discorso è, io storicamente partivamo da 2 euro, 2,50 euro, dipende cosa ci metto dentro la colazione, okay. Perché la colazione può essere davvero, io ho cominciato il mio lavoro in azienda di famiglia in questo settore, facendo l'economato e facendo le colazioni, seguendo le colazioni. Dicevo, scusi, 2,50 di costo prodotto o 2,50 di costo prodotto? Costo solo, sì, solo food and beverage, solo costo prodotto, sì, se poi ci andiamo ad aggiungere. Ecco, qui apriamo un discorso che a me piace molto. Quindi il discorso dei costi, l'analisi di questi costi, io spesso, avendolo fatto per le aziende di famiglia o con altri soci, devo dire che poco fa ne parlavamo con il suo collega, sinceramente mi rendo conto che non c'è contezza di tante cose, non ci rendiamo conto, quindi quando una persona, lei va a proporre un servizio, un prodotto e poi le dicono sì, no, eccetera, bisogna vedere veramente se conosciamo i nostri costi, okay? La colazione è un cantiere sempre aperto, perché veramente io più vado in giro, più vedo, più mi rendo conto che si possono fare prodotti del territorio, sicuramente, cioè quella è una cosa fondamentale, però il costo della colazione dipende molto da quello che offriamo e poi non è una somma delle singole componenti, no, sì, poi sì. Facciamo un preventivo, poi c'è un consuntivo, quindi bisogna capire realmente, ma se io le dicessi questo nella ristorazione, quanto viene seguito, il costo pasto, il costo di ogni singolo piatto, apriamo un mondo, sì. Che poi è variabile a seconda della struttura, no? Perché magari certo, c'è una struttura certo. Che riesce a recuperare di più, può offrire di certo più. Perché io posso, se ho un'analisi, c'era una bellissima pubblicità della Pirelli tanti anni fa che diceva che non c'è potenza senza controllo. E il controllo è fondamentale, cioè se io conosco quelli che sono lo stesso piatto, sembra Catania, il discorso vale della pasta alla norma, che è molto semplice nei suoi ingredienti eccetera, però dipende da quanto vado a comprare, che pasta compro, che è chiaro che si apre un mondo. Voglio fare una parentesi a questo proposito, perché tra di voi vedo dei gestori che forniscono a qualche magari ristorante, trattoria, pizzeria, delle macchine in cialde, in capsule per
fare in modo da far utilizzare a fine passo l'offerta del caffè al cliente. Mi è capitato in questi anni di vedere tantissime volte e parlarne poi con sia amici che non c'entrano niente con questo settore, sia con addetti ai lavori, parlare di quello che è il caffè offerto dalla struttura, per lo più a fine passo. In tanti vanno a offrire un prodotto di qualità mediocre, per non dire addirittura scadente, perché questo per loro, per i ristoratori, rappresenta un costo, per cui meno gli va a costare, meglio è per la loro tasca. Nulla di più sbagliato, perché alla fine un cliente che ha pagato 30, 35, 40 o anche 50 euro per andare al ristorante e mangiare delle cose ben cucinate va via con l'amaro in bocca per aver risparmiato alla fine, o meglio per aver fatto risparmiare al ristoratore magari 4-5 centesimi rispetto al caffè che lo stesso ristoratore avrebbe potuto fornire, ma con una qualità nettamente superiore. C'è invece chi, sono pochissimi e magari potrebbe essere un bel esempio per coloro che vogliono seguire la stessa traccia, è andato a creare la carta dei caffè, cioè ha creato proprio una sorta di menù con 3, 4, 5, anche 6 miscele, con tanto di visualizzazione e del prodotto in tazza ben fotografato e di quelle che vengono chiamate gli elementi sensoriali, no? Le emozioni che va a generare la spiegazione di una miscela, un po' come se fosse addirittura una poesia, e questo è una cosa estremamente interessante, perché il costo fra la cialda pagata 25 centesimi e quella pagata 35 centesimi, ma con un menù descrittivo estremamente più soddisfacente da una parte, un sapore certamente più avvolgente dall'altra, la scelta di più tipologia di dolcificanti da poter offrire, danno un'emozione a colui che va a lasciare il posto in cui ha mangiato nettamente più soddisfacente. Questa è solo veramente una piccola parentesi che riguarda la ristorazione, ma attenzione, può riguardare anche la parte dell'ospitalità. Nell'ospitalità a volte trovi il cioccolatino sul letto quando arrivi nella stanza, il cioccolatino, il benvenuto, e non c'è cosa di più bella. Quanto è costato al titolare dell'albergo? 10 centesimi? 20 centesimi? Ma quanto è stato importante? Poco fa mi chiedeva il discorso del costo. Allora, mi riporta a una serie di discorsi. Il menù dei caffè. 20 anni fa abbiamo fatto qui a Catania, in una struttura che avevo con altri soci, il menù di cuscini, in una struttura che era 3 stelle, 7 cuscini. Le posso dire oggi a distanza di anni quanto mi è costato? 700 euro all'ora. Okay? Però quando la gente veniva e guardava in un 3 stelle il menù dei cuscini, impazzivano. Allora, se io a colazione le metto le fette biscottate normali, quelle integrali, il pane di segale, una serie di esplosioni che riguardano solo quello, come il menù di caffè, alla fine il costo quant'è? Devo andarlo a rivedere a consuntivo. Okay? Mio nonno aveva un avvocato e ne avevamo uno solo, che scoprì dopo tanto tempo che era un penalista, ma non l'abbiamo mai utilizzato come penalista, faceva tutto. Okay? Quando entrai in azienda, dopo l'università, chiesi al nonno, nonno, ma guarda che noi dobbiamo avere un amministrativista, un giuslavorista, penalista, grazie a Dio non ce l'avevamo bisogno, un amministrativista, un tributarista. Mio nonno, i capelli ce li aveva già abbastanza, cominciavano a rizzare in testa. Ma io ho detto, guarda che non sono a busta paga,
però abbiamo bisogno di quella specializzazione. Allora, se noi andiamo a dare una proposta al cliente più vasta, diamo un'idea di quello che in effetti sono i servizi che offriamo. E lì la qualità. E lì la qualità. Posso? Io sono convinto che in un ristorante, dopo una bella cena, se mi presenti la carta dei servizi, il ristoratore sbaglia. Il caffè me lo devi fare pagare. La carta degli oli non la invento io. L'ha inventata qualche ristoratore. La carta degli oli. No, il concetto dell'offrire. Io a un mio cliente dico, se vuoi il caffè te lo offri, te lo regalo io. Però fa schifo. E tu non lo prendi. È corretto, è dai corretto. Dai un valore, perciò dai la possibilità al tuo cliente, questo per quanto riguarda secondo me il mondo della ristorazione, entrando nel mondo dell'oreca. Il mondo dell'hotel secondo me il discorso è un altro, perché c'è una chiave, le domande sono state fatte apposta, perché in questo momento... No, no, perché parlando con un esempio, abbiamo preso un hotel a Palermo, si chiama Hotel Ballarò. Abbiamo installato una macchina, non dico il nome della macchina, ma il concetto che stiamo sposando è uno, ora ci stiamo spostando su altro, perché ci stiamo rendendo conto che per noi la collaborazione è un problema e lo vuole risolto. E io ho detto non ci dobbiamo fermare solo lì, dobbiamo andare oltre, cioè nel senso che la persona che si occupa della prima colazione, che si occupa del bar, che ha un costo, se in gamba impegna un altro. Io... E là stiamo cercando di lavorare, solo che c'è stato un punto dove il caffè io lo sto vendendo a 55 centesimi. Anzi all'inizio la proposta era a 60 e mi ha detto o te ne vai o ti ammazzo. Per questo che devo... Però ragionandoci, e ora lei mi ha dato delle informazioni importanti, infatti domani sono da lui, ho detto dove lo riportiamo a 60 perché ti sto facendo il risultato. Non gli dica che gliel'ho detto io però. No, ci mancherebbe altro. Però ho capito dove dobbiamo andare a puntare. Io non entrerei, come dire, nel dettaglio di queste strategie. No, non è una strategia. Volevo invece aggiungere altri argomenti, perché noi qui non vogliamo esaurire niente, anzi, diciamo, non vogliamo neanche tirarvi oltre. Due cose però poi le vorrei aggiungere. Però una cosa solo volevo dire, abbiamo parlato di Cialde Capso, ma oggi ci sono elementi come la sostenibilità dove si sta, come dire, rivalutando la macinatura istantanea del prodotto, né? Quindi vedete che qual è la risposta, altro che dico il ristorantino che è lo stesso bar dell'hotel, ma può essere anche ristorante, diciamo, può dare il suo contributo a meno emissioni di CO2, a meno emissioni di plastica o di carta nell'ambiente utilizzando il prodotto macinatura istantanea. Io per rispondere rapidamente a quello che diceva Fabio Di Giovanni, dico un'altra cosa, se noi ci fermiamo, io è da anni che mi occupo di ho fatto molte riflessioni, no? Dico, sul modo in cui si può aiutare comunque l'hotelleria comunque a sostenere i costi, perché è vero che io posso dire lo vuoi e lo paghi, no? L'hotelleria, questo dico ci siamo, però dico, in realtà si può andare oltre. Perché noi abbiamo individuato dei modi attraverso i quali tu puoi anche, tuo hotel, dico, puoi anche recuperare gli investimenti legati all'acquisto del macchinario, utilizzando altri macchinari che addirittura si possono trasformare in strumenti di reddito. E vi faccio rapidamente, se me lo consentite, così ci indirizziamo anche verso la fine, se no li teniamo, due esempi semplicissimi, che so che sono sensibilissimi per il dottore Minni di Trine e per chi rappresenta la gestione del frigo bar in camera. La gestione del frigo bar in camera è una criticità per la struttura recettizia, perché c'è un problema di gestione, di mantenimento di merce consumata, non dichiarata al checkout, di merce sottratta dal personale, di merce scaduta, di gestione quindi delle scadenze e così via di seguito. Allora, per esempio, si può eliminare non il frigo bar, ma la gestione del frigo bar come? La posso io eliminare la gestione del frigo bar attraverso un macchinario automatico che mi dà i prodotti da inserire nel frigo bar. La struttura può offrire l'acqua, che è il costo minore, parliamo di pochi centesimi, però vuoi la birra, vuoi l'aperitivo, ma poi vuoi anche altri prodotti, te li compri e te li faccio pagare al checkout. Vedete che poi a questo punto anche la tecnologia si inserisce. È chiaro che dipende dalle dimensioni della struttura,
se io parlo di un B&B non posso portare una macchina estremamente evoluta, ma gli posso già portare sia la macchina a macinatura istantanea, ma che gestisce anche il latte liquido, ormai veramente la tecnologia offre tantissime cose. Già se io parlo di badge, lo stesso della camera eccetera, è una tecnologia più evoluta, dico ma se la deve meritare ovviamente la struttura più grossa. Ma a quel punto, vedete, la struttura recettista ha trovato un modo addirittura per fare margine, perché io poi tra l'altro in quello stesso distributore automatico in cui io ho dato la birra, lo snack, tornano i clienti alle 3 di notte perché sono stati in discoteca, nell'angolino, il bar è chiuso, quindi io do un supporto perché non costringo l'albergo a tenere il bar aperto anche a quell'ora per svegliare qualcuno, do la possibilità al cliente di tappare il suo lavorino, di bersi la sua birra, l'aperitivo, quello che vuole, io ci posso mettere quello che voglio, e quindi il cliente poi lo paga e non protesta. La struttura recettizia ha fatto margine, con quel margine, non è questa la sede, ma è dimostrato, diciamo, che ha recuperato il costo del macchinario automatico, il costo della macchina della colazione, e si è portato a casa addirittura un margine. Quindi veramente c'è tanto, basta sedersi un attimo su cui lavorare, e ce n'è per tutti, ripeto, sia che gestisca direttamente la struttura della giustizia, sia come ci si può augurare, chiede l'aiuto in questo caso del... E per completare, se mi consentite, così diciamo, tocchiamo un pochino tutti i temi e lasciamo spazio alle ultime domande, salvo che ovviamente i relatori possano dire quello che vogliono, abbiamo fatto in realtà un accenno a un modo di installare all'interno della struttura recettizia di fatto uno shop H24 a tutti gli effetti, no? Perché io non solo mi riempio il frigo bar con quel macchinario, ma attraverso quel macchinario io posso anche dare ulteriori servizi, perché se io penso alle nostre strutture col caldo, nel macchinario ci metto la crema solare, nel macchinario automatico, e io, la struttura ha la piscina, ha il mare, non ho la crema solare, gli vendo la crema solare che lascia ampio margine anche di ampio margine alla struttura recettizia, al gestore più la struttura recettizia eccetera, e ho dato un ulteriore servizio. Ognuno poi pensi a tutto quello che ci può mettere nel macchinario automatico, garbatamente presentato, creando un'area di ristoro opportuno, dico andiamo a rispondere veramente delle esigenze primarie che diventano primarie, che lasciano estremamente soddisfatti e di guarda, non devo uscire e ce l'ho tutte le ore questo servizio. Ma non dimentichiamo che proprio in questa tipologia di distributori possono essere inseriti una serie di prodotti difficilmente trovabili altrove, soprattutto in orari ritenuti molto improbabili, insomma mezzanotte o le 7 del mattino, tipo il kit cucito, ti si rompe un bottone mentre ti stai vestendo, dici oi boh, e ora che faccio? E magari l'albergo, la struttura ricettiva non è dotata in modo permanente di sartoria o fileria e così via. Lì bisogna arrangiarsi bene, quindi ben venga un distributore automatico con prodotti in offerta, come può essere un kit cucito che ti salva la vita in quel momento, oppure calze per signore, il dentifricio con lo spazzolino, insomma ci sono più possibilità e opportunità di realizzare un servizio di tipo alternativo e a un costo bassissimo, ma con un grado di soddisfazione per il consumatore finale che fa crescere anche l'immagine della stessa struttura, che di fatto in genere magari altri non vanno ad offrire. No, sicuramente. No, perfetto. Prego. Volevo chiedere, ma in Sicilia ci sono tantissime strutture che sono stagionali, questo tipo di servizio può incentivare gli operatori a sceglierlo? E poi ad Alfio, e per noi gestori, in queste strutture gestionali, in queste strutture stagionali, conviene comunque servirle oppure... Allora, va studiato caso per caso. Comunque c'è margine, comunque in questo momento mi viene da dire
anche l'investimento, che sia della struttura recettizia che sia del gestore, è estremamente agevolato. Abbiamo crediti d'imposta nell'ordine del 45%, abbiamo ancora la 4.0 in maniera residuale che ci aiuta al 20%. Quindi, più che altro, secondo me, e questo è nel mio cuore, se volete, era lo scopo, l'inizio, diciamo, di un dialogo tra questi due mondi che si possono avvicinare. L'importante è che ci parliamo. Poi le soluzioni si trovano, si troveranno dappertutto, forse no, forse sì, saranno diverse da struttura a struttura, però credo che oggi noi stiamo, quindi diciamo le soluzioni poi sono svariate, compresi anche gli investimenti che possono essere, diciamo, in questo caso calmierati, se vogliamo, dalle agevolazioni che in questo momento sono vigenti. No? Noi stasera non dobbiamo vendere assolutamente niente, noi stasera vogliamo, ci auguriamo, ecco, ma aprire questo dialogo, perché talvolta è veramente difficile, no, far incontrare questi due mondi, perché da una parte le strutture recettizie pensano che dall'altra parte ci sia qualcuno che gli deve vendere per forza qualcosa. È vero che comunque chiunque ha da proporre qualcosa deve portarsi a casa un risultato, però se questo risultato poi coincide con un servizio e quindi con un miglioramento, dico, stiamo migliorando tutti, stiamo elevando la temperatura, come dire, della qualità dei servizi in un settore, quindi siamo tutti contenti poi alla fine di aver fatto questo. Se l'imprenditore, non ce l'abbiamo solo nel mondo delle strutture recettizie, pensa di dover fare l'investimento a un altro imprenditore, perché trovate il pollo, mi dispende, gli anticipi i soldi, e allora quell'asticella è veramente molto bassa. Dobbiamo trovare soluzioni che fanno risparmiare tutti, i tempi ce lo chiedono, c'è un'attenzione ai costi che in altri tempi probabilmente non c'era, le vacche erano più grasse, no? Adesso le vacche sono magre per tutti, no? Però l'asticella cerchiamo di tenerla alta. Se questo dialogo, oggi stiamo mettendo le pietre miliari, se vogliamo, no? Se questo dialogo si apre, c'è spazio per tutti, c'è uno spazio di lavoro per tutti. No? Ma io mi preme sottolineare che deve esserci una apertura da ambo i lati, anche su quelli che sono i costi, perché talvolta per uno, due centesimi vedo persone che quasi litigano e per ore. Bisogna essere un po' più morbidi e cercare di accettare le ragioni dell'uno e dell'altro, andando a comprendere quelle che sono appunto le esigenze di ambo le parti. È vero, il gestore spesso ha dei costi, ha tanti costi che fanno rendere forse addirittura troppo pesante il carico rispetto a quanto a quanto avviene poi nella parte centrale, cioè il ricarico, e dall'altra parte l'albergatore ha un bassissimo costo rispetto a quello che è il ricarico. È bene che ognuno prenda sì le parti della propria struttura, ma anche di colui che dall'altra parte riesce a far creare benessere, quindi il gestore cerca di dare il prezzo giusto, magari non alzando eccessivamente la cifra, l'albergatore deve cercare di comprendere che il gestore da parte sua ha davvero tanti costi, non solo la materia prima e tutto ciò che è manutenzione, il personale, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, non ce lo scordiamo. E lasciamo lavorare, e qui mi taccio, insomma, le aziende del territorio, perché noi sappiamo che ci sono tante multinazionali che si propongono, per carità, che facciano il loro lavoro, noi non vogliamo togliere lavoro neanche a loro, però le aziende del territorio in quel caso sono in grado di prestare un determinato servizio. Il paese del paesano, si dice il mio paese, si dice, cioè alla fine è opportuno far lavorare le aziende del territorio, far sì che ci sia interazione fra territorio e lavoratori, anche perché l'indotto, se viene mantenuto alto, riesce a creare ricchezza per tutti.
stesso territorio, stessi attori e quindi benessere continuativo per tutte le parti della filiera prese in causa. Io non so se la domanda era rivolta alla stagionalità e quindi l'ammortamento della macchina rispetto a un minore numero di mesi, era questa la domanda? Questa sorta di collaborazione, sì, tra il mondo dell'Oreca e il mondo del Venere, quando noi ci presentiamo al un hotel che comunque è stagionale, sì, proporre questo tipo di servizio può essere per lui incentivante, diciamo così, a sceglierci, oppure comunque è tutto indifferente? No, secondo me è indifferente, cioè è chiaro che se io ho una macchina incomodata, faccio un esempio, oppure la devo acquistare, farò il mio ammortamento su 7-8 dodicesimi. Che l'albergatore non c'ha ammortamento, appunto l'ammortamento è il nostro, apposta c'è la appunto, dico, se l'acquisto, se è incomodato dovremmo fare, quindi dovrete voi fare dei calcoli in 7-8 dodicesimi, è chiaro. Io da questo punto di vista credo che sia sempre un incontro, l'abbiamo già detto più volte, è sempre un discorso di equilibrio, quindi sorridevo poco fa, anche un po' amaramente devo dire, sul discorso dei 5 centesimi più in meno. Bisogna valutare il servizio poi che mi propone. Non voglio fare. Secondo me oggi la guerra non può essere una guerra in tutti, cioè non può essere una guerra dei poveri. Oggi la qualità, vorrei darvi questa indicazione. Io ricordo 20 anni fa, quando ho cominciato a fare alcune cose di ristrutturazioni, di aziende familiari, eccetera. Ricordo che una 20 anni fa le nostre strutture avevano una qualità che non era altissima. Oggi sul territorio, sul territorio regionale, lo posso dirvi, la qualità delle strutture è alta. Io vedo sempre più spesso aziende, parlavamo poco fa di boutique hotel. Boutique hotel al di là del nome, cioè ci sono camere vendute a 300, a 400, a 600, 1200 euro una notte. Quindi, se io riesco a vendere una camera, voglio vendere una camera a quella tariffa, devo dare una serie di servizi all'atere che siano di qualità. Quindi io con le aziende di famiglia spaccavo, lo spacco ancora, il capello in quattro, ok? Cioè se devo andare ad analizzare i costi, li vado ad analizzare, ma quanto margine ho? Quindi se io il margine ce l'ho, non vedo perché devo affamare qualcun altro, perché se no mi darà un caffè, faccio l'esempio del caffè, di livello. Cioè io nel controllo di qualità inserisco la miscela, la percentuale di arabica e robusta, differenziando il caffè della mattina e il pomeriggio per controllarmelo. Ok? Quindi poco fa quando sentivo parlare del caffè a fine pasto, io vedo che la qualità c'è, cioè a fine pasto la postazione della macchina più piccola, che oggi è anche una tecnologia che è a nostro supporto, messa fuori dalla sala e non il cameriere che da dove è il bar, non so, vi venga a portare quel caffè che vi arriva la tazzina che non ha più schiuma, d'accordo? Vedo che la qualità c'è, è chiaro che però se andiamo a fare la guerra dei poveri o il conto dei pulci non ci siamo più, ma non ci siete voi, ma non ci siamo neanche noi, perché non posso pretendere di avere un caffè a bassissimo costo e di dare qualità. Questa è una cosa che devo dire. E a questo proposito poi parliamo di pochi centesimi, cioè tra un tipo di qualità mediocre o addirittura in qualche caso quasi scadente e un tipo di prodotto di qualità medio-alta passano davvero pochissimi centesimi e in quel caso vale la pena magari fare un esame di coscienza e cercare di capire qual è la miscela migliore da dare al cliente. Io dico sempre la migliore perché veramente per 3, 4 centesimi, 5 centesimi con il rischio di fare delle pessime figure con il cliente finale. Allora sono le 16:25, ci sarebbe tantissimo da dire, purtroppo però da una parte abbiamo esaurito il tempo a disposizione, dall'altra non vogliamo tediarvi con argomenti che poi si prolungano, diventano ridondanti, diciamo sempre le stesse cose e così via. Quindi saluterei entrambi, ma invitandovi a un ragionamento. Ci pensavo proprio ora mentre appunto
terminiamo di parlare dell'argomento qui su. Noi, beh, insomma, a me piacerebbe in qualità di editore andare a proporre una serie di argomenti di cui parlare, ormai dopo l'avvento del, ovvero dopo ciò che è successo con la pandemia, c'è stato una crescita degli appuntamenti via web e quindi lo strumento web è diventato particolarmente diffuso e fruibile da tutti. Dunque volevo lanciare l'ipotesi di andare a creare delle tavole rotonde o comunque degli appuntamenti da seguire via web e magari chi può essere interessato può lasciare un indirizzo email e verrà inserito in una mailing list che riceverà un invito a partecipare o solo semplicemente a seguire queste tavole rotonde su argomenti che sono legati a quelli di cui abbiamo discusso oggi, cioè vending e oreca, talvolta affrontando il tema dell'ospitalità, talvolta quello della ristorazione, ne abbiamo parlato un tantino oggi, talvolta quello del catering o comunque le interazioni che possono esserci tra forniture fatte da gestori o comunque da addetti lavori del vending ad addetti lavori e imprenditori del settore oreca, che siano, ripeto, ospitalità o ristorazione o catering. Per cui intanto ringrazio il dottor Minniti Traina, che è il presidente dell'associazione alberghiera della provincia di Messina, ringrazio Alfio Petrullo, che è l'amministratore di Vending Service, e ringrazio voi per la pazienza e l'attenzione che avete prestato in questa oretta scarsa in cui abbiamo cercato di affrontare in più parti l'argomento legato appunto alla vicinanza tra i due settori che si avvicinano sempre di più. Se desiderate appunto ricevere una comunicazione in merito a questi webinar che possiamo andare a realizzare, diciamo dei mini convegni a cui potete essere invitati per seguirli anche poi in diciamo con non in diretta ma in modalità registrata, vi potremo poi scrivere dalla nostra redazione per coinvolgervi e unirvi diciamo a questa piccola community che è sempre più interessata a professionalizzarsi e crescere in termini di preparazione su questa interazione fra i due settori. Grazie a tutti. Grazie.